Caterina Balivo, Rai, ecco quanto guadagna. Nel brillante firmamento delle stelle televisive italiane, poche brillano con la lucentezza e il fascino di Caterina Balivo. La sua recente riapparizione sul palcoscenico della Rai, dopo una breve deviazione in una rete minore, ha riacceso l'interesse e la curiosità dei fan. Ma cosa si cela dietro questo ritorno trionfale? Un aspetto che incuriosisce non poco è il suo lauto stipendio. Dagli esordi come valletta nell'iconica settima edizione di Scommettiamo che, condotta dal compianto Fabrizio Frizzi, Caterina ha percorso una strada gloriosa, consolidandosi come una delle conduttrici più acclamate e amate d'Italia. La sua carriera è stata quasi esclusivamente legata alla televisione di Stato, fatta eccezione per un breve intervallo in una rete secondaria. Nella stagione 2023-2024, Caterina ha fatto un ritorno spettacolare in Rai con La Volta Buona, un nuovo format che promette di conquistare i cuori degli italiani. Nonostante la trasmissione sia ancora agli albori e gli ascolti non abbiano raggiunto picchi stratosferici, i vertici di Viale Mazzini esprimono piena soddisfazione per la magia e l'energia che Caterina porta sul palco. Questa rinascita porta con sé una domanda scottante: quanto guadagna Caterina Balivo? Secondo fonti ben informate, la presentatrice napoletana figura tra i professionisti più remunerati della televisione statale, con un salario annuale di circa 250.000 euro, ovvero poco più di 20. Questo si traduce in una cifra di 1.000 euro al giorno, o 500 euro all'ora per le sue due ore di diretta, una cifra imponente, specialmente considerando il contesto della televisione di Stato. Durante il periodo di Vieni da me, un altro suo celebre programma che inizialmente riscosse un enorme successo, la Rai aveva stanziato quasi 3 milioni di euro, con un compenso mensile per la Balivo oscillante tra i 15.000 e i 30. Con La Volta Buona, dunque, la Rai non si è discostata significativamente da questi numeri. Le voci di corridoio la pongono tra i professionisti meglio pagati della televisione statale, con uno stipendio solo leggermente inferiore a quello di Bruno Vespa, un altro gigante della Rai. È importante ricordare che queste sono solo indiscrezioni e che non vi è mai stata una conferma ufficiale da parte dell'interessata. Tuttavia, osservando la lussuosa dimora della Balivo, possiamo sicuramente affermare che la sua situazione economica è tutt'altro che modesta. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.